anno il kiwi a polpa gialla sta riscuotendo molto successo sul mercato. Le quattro varietà di questo frutto sono tutte gestite in modalità club e possono essere prodotte solo da cooperative che abbiano l'esclusività del brevetto. In occasione della giornata dedicata all'actinidia, organizzata il 20 dicembre dall'associazione La Meta a Policoro, abbiamo intervistato i referenti della Zespri e dell'Apofruit. L'appuntamento odierno che tratta della gestione e soprattutto delle prospettive di sviluppo della cultura dell'actinidia nel comprensorio del Metapontino rappresenta uno dei tanti appuntamenti che l'associazione La Meta, insieme ad una serie di istituzioni locali e nazionali, tra cui il MIPAF, la Regione Basilicata, il CNR ed altri ancora, ed insieme alle società agrochimiche che hanno voluto sponsorizzare anche commercialmente questa iniziativa, si stanno tenendo nel comprensorio del Metapontino per fare il punto e l'aggiornamento della evoluzione culturale del nostro sistema. Intendo dire che con tutte le situazioni di crisi dell'agricoltura, soprattutto anche quelle relative all'ultimo periodo in cui molte colture hanno subito danni da gelo, il mondo agricolo cerca di dare risposte coinvolgendo anche le istituzioni scientifiche per fare in modo che il sistema possa trovare anche soluzioni, innovazioni e possa essere sempre più competitivo con i grandi mercati internazionali. I vantaggi di far parte di un club esclusivo della produzione di una varietà Zespri, in particolare del Sun Gold, dove gli agricoltori che sono associati e sono parte delle cooperative che hanno l'esclusività di impacchettare questo frutto per noi Zespri, hanno la possibilità di avere uno staff tecnico come supporto. Quindi tutta la parte innovativa e di miglioramento della qualità del frutto a supporto tutte le sperimentazioni sia di paesi stranieri in cui questa varietà è presente. Uno dei vantaggi più elevati è che essendo un frutto di qualità Zespri è fondamentalmente la prima a livello mondiale per la posizione sul mercato. Per quanto riguarda le produzioni di Apofruit siamo intorno ai 310.000 quintali di kiwi verde, quindi di Hayward, come media della produzione degli ultimi 4 anni. Invece per quanto riguarda il kiwi giallo è un progetto partito nel 2013, un progetto nuovo che è andato a sostituire il vecchio kiwi giallo della Zespri, l'OR 16A, che è stato ahimè distrutto dalla batteriosi. Le produzioni in questo caso sono veramente ai primi anni. Nel 2016 abbiamo raccolto 70.000 quintali di Gold 3. A livello nazionale la quantità che presumiamo di dover raccogliere alla fine del progetto, quando tutti gli impianti saranno in produzione, e dovremo attestarci intorno ai 200.000 quintali di prodotto giallo. Noi abbiamo circa un 50% della produzione che viene venduta in Italia, e il rimanente 50% delle nostre produzioni sono esportate un po' in tutto il mondo.